In questa video lezione, vedremo come inserire e gestire le immagini in una cella. Innanzitutto dobbiamo selezionare la cella in cui vorremmo inserire l'immagine. Premiamo sul pulsante Modifica contenuti. Successivamente premiamo sull'icona relativa all'immagine. Verrà visualizzata la finestra relativa alla gestione delle immagini di una cella. Questa finestra è divisa in tre aree. L'area centrale viene utilizzata per selezionare le immagini dal dispositivo in uso, oppure per scaricarle da internet, oppure per vedere l'anteprima della webcam. Alla sua sinistra sono presenti due aree, la prima prende nome di menu, la seconda prende nome di attuale. Nell'area menu troviamo tre pulsanti. Il primo pulsante, ovvero il pulsante ricerca locale, una volta premuto, permette di navigare nel dispositivo in uso per cercare l'immagine che vogliamo utilizzare. Una volta trovata bisogna selezionarla e verrà automaticamente inserita nella cella. Noteremo che nell'area attuale comparirà l'anteprima dell'immagine all'interno della cella. Il secondo pulsante, ovvero il pulsante ricerca web, serve per ricercare un'immagine su internet. Una volta premuto, verrà mostrata nell'area a fianco il motore di ricerca Bing Immagini. Per ricercare un'immagine bisogna scrivere ciò che vogliamo ricercare nella barra di ricerca e successivamente dobbiamo premere sul pulsante Fatto. Verranno visualizzati i risultati della ricerca effettuata. Quando abbiamo trovato l'immagine che più ci piace, dobbiamo premervi sopra. A questo punto verrà mostrata una finestra contenente l'immagine appena selezionata avente le dimensioni reali. Se siamo sicuri di aver scelto l'immagine giusta, dobbiamo ripremere sull'immagine. A questo punto verrà scaricata ed inserita nella cella. Se invece volessimo scattare una foto tramite la nostra webcam, dobbiamo premere il pulsante Scatta foto. Una volta premuto, verrà mostrato ciò che si vede nella webcam. Se abbiamo sia una fotocamera frontale che posteriore, possiamo scegliere quale utilizzare scorrendo la lista presente al di sotto dell'anteprima video. Quando vogliamo effettuare la foto, dobbiamo premere sul pulsante Scatta. Una volta fatto ciò, la foto verrà inserita nella cella. Ora passiamo a spiegare da cosa è composta l'area attuale. Quest'area permette di vedere l'anteprima dell'immagine che verrà inserita nella cella. Sono presenti quattro pulsanti. Il pulsante presente in alto a se non è presente nessuna immagine, viene denominato disegna ed una volta premuto verrà mostrata una finestra in cui possiamo disegnare direttamente noi l'immagine. Se invece è presente già un'immagine, verrà denominato modifica e questa volta una volta premuto, permette di caricare nella finestra che permette di disegnare l'immagine che abbiamo e possiamo disegnarci sopra. Nella finestra dell'editor grafico del programma, abbiamo la facoltà di disegnare da zero e di modificare delle immagini. Il suo utilizzo è semplice, in quanto presente una barra laterale sinistra avente tutte le funzioni base per disegnare o modificare un'immagine. Il primo pulsante permette di usare una matita, ovvero permette di disegnare a mano libera. Il secondo pulsante permette di creare delle linee rette. Per farlo dobbiamo tenere premuto durante la creazione della linea. Il terzo pulsante permette di creare dei rettangoli. Per farlo dobbiamo tenere premuto durante la creazione del rettangolo. Il quarto pulsante permette di creare degli ovali. Per farlo dobbiamo tenere premuto durante la creazione dell'ovale. Il quinto pulsante permette di eliminare parti delle immagini. Il sesto pulsante serve per selezionare una tonalità di colore dall'immagine e la imposta come colore da utilizzare. Il settimo pulsante serve per riempire, o meglio per sovrascrivere i colori che vengono selezionati.
L'ottavo pulsante serve per selezionare il tipo di tratto che deve essere utilizzato nei vari strumenti presenti in questo editor grafico. Una volta che lo premiamo verranno mostrati dei pulsanti aggiuntivi che permettono di scegliere la grossezza del tratto. Una volta che abbiamo selezionato il tratto, verranno mostrati i pulsanti principali. Il nono pulsante serve per selezionare quale colore utilizzare con i vari strumenti. Il decimo ed ultimo pulsante serve per eliminare tutte le modifiche che abbiamo apportato all'immagine. Nella barra superiore della finestra nella parte sinistra sono presenti 5 pulsanti. Il primo serve per annullare un'azione che abbiamo appena fatto. Il secondo serve per ripetere un'azione annullata. Il terzo serve per sapere quale colore è impostato nel pannello del colore. Il quarto serve per sapere quale strumento stiamo utilizzando. L'ultimo serve per estendere, se possibile, l'immagine alle dimensioni della cella.